hai fatto da mangiare oggi? Oggi niente in realtà, perché abbiamo fatto tardi a tornare a casa. Siamo arrivati alle 12:30, quindi... Ma il piatto che ti riesce meglio qual è? I primi. I risotti, la pasta. Lui apprezza? Sì, sì. Ogni tanto si lamenta, ma o mangia quello, se no non mangia. È un buon gustaio, dai. Sì, sì. Anna Rita ci parla della sua quotidianità condivisa col compagno Davide, del pranzo da preparare, delle loro passioni, ma anche delle difficoltà nel muoversi in una casa di soli 33 metri quadrati, nel girare in città tra ostacoli fisici e soprattutto barriere culturali. Raccontiamo la storia semplice ma così significativa di Anna Rita e Davide, entrambi trentenni con una disabilità, per capire cosa vuol dire una vita in salita, ma anche come con tenacia e tante accortezze sia possibile comunque raggiungere una certa normalità e come sia possibile raggiungerla insieme in due, condividendo ogni singolo momento della giornata. Sono a Parma perché sapevo che è una città molto accessibile per disabili e quindi ho scelto di venire qui. Sono stata ricoverata per 5 anni al Don Gnocchi e lì appunto ho sia studiato che fatto cure di fisioterapia. Anna Rita ha 29 anni e è a Parma dal 2010, lavora al Pallaraschi per la sezione provinciale della Federazione Italiana della Pallavolo. Noi di solito ci alziamo abbastanza presto, poi abbiamo sempre degli impegni da fare, quindi di solito usciamo quasi sempre al mattino. E poi torniamo, io cucino, preparo e poi il pomeriggio stiamo di più a casa perché... Il più è la mattina, che giriamo, cioè, per supermercati, uffici. Con Anna Rita c'è Davide, di poco più grande. Vivono insieme in questa casa in via Ferrara. Siamo nella prima periferia di Parma. La loro è una storia davvero unica. Entrambi originari della Puglia, si sono incontrati e conosciuti al centro della Fondazione Don Gnocchi, dove sostenevano riabilitazione e cure per la loro disabilità. 3 anni insieme nella struttura, la storia d'amore che inizia all'uscita, la decisione andare a vivere insieme. Ci siamo conosciuti lì e poi abbiamo parlato. Anche lei è abbastanza appassionata di sport, quindi... È scattato, sì. Vivono qui Anna Rita e Davide, un appartamento di 33 metri quadrati. Pensate, solo la terrazza ne conta 22. Appunto perché una casa piccola è un po' difficile, però ci siamo arrangiati, diciamo. Abbiamo un po' organizzato al meglio. E lo facciamo autonomamente. Cioè, diciamo che ci aiutiamo un po' a vicenda. È un po' andare in bagno perché è piccolo, il bagno è abbastanza piccolo. Quindi... Faccio un po' fatica con la carrozzina. Però voi riuscite ad avere una vostra autonomia? Sì. Abbiamo potuto mettere soltanto gli appoggi in bagno, però per il resto, cioè, non abbiamo appunto le porte perché non passavamo. Perché è più spazio. Sì. Poi tipo in camera da letto l'abbiamo dovuta mettere accanto al muro perché altrimenti non passavano le carrozzine. Hanno dovuto rimuovere le porte per aumentare gli spazi. Ogni giorno si ingegnano per nuove soluzioni. Ma la loro non è una storia di disagio sociale, anzi, questa è l'unica soluzione al momento possibile. Anna Rita e Davide sono costantemente alla ricerca di una nuova casa, ma paure e stereotipi di proprietari e agenzie immobiliari frenano la loro ricerca. La gente non riesce ad andare oltre alla carrozzina. Ma perché è proprio una questione di mentalità, non è neanche cattiveria, diciamo. È proprio che la gente ti guarda e ti dice, cioè, poverino. Pensa. Vabbè, molto lo fatto. Pensa, ma non lo dice, ma sicuramente lo pensa. Pensa cosa? Che siamo degli sfortunati, tra virgolette, perché facciamo un po' fatica rispetto agli altri.
Entrambi sono iscritti all'ANICE e anche su questo tema l'associazione è la principale in Italia nella tutela delle persone con disabilità. Li sostiene ogni giorno, combattendo per rendere esigibili i diritti già sanciti dalle leggi e soprattutto per abbattere barriere e discriminazioni. Diciamo che le difficoltà per una persona disabile vanno dalla cosa più banale come una bicicletta o un monopattino sul marciapiede fino ad avere un luogo di lavoro adatto che non abbia delle barriere architettoniche. Le difficoltà sono tante, causate certo dalla disabilità, ma anche da impedimenti creati dalla società, da condizioni economiche, da condizioni politiche anche, che non riesce a risolvere i problemi che da anni, anzi diciamo da decenni, il mondo della disabilità si trascina. Umberto Guidoni è il vicepresidente dell'associazione ANICE di Parma, che in tutto il territorio provinciale conta ben 4 sedi. Umberto ci spiega che le difficoltà che deve affrontare ogni giorno una persona con disabilità, anche solo temporanea, sono fisiche ma soprattutto culturali. Su questo il lavoro di sensibilizzazione non è mai abbastanza. La consapevolezza da parte della società esiste sicuramente. Certe volte si tende a dimenticare i bisogni delle persone disabili. Questo capita alla gente comune, capita alle istituzioni, capita. Associazioni come ANICE sono importanti, oltre a rispondere a dei bisogni, oltre a provare a rendere esigibili i diritti delle persone disabili scritti nella Costituzione, cerca anche con vari progetti di tenere alta l'attenzione. Ciao Davide! Come va? Bene, grazie, grande Parma, Davide! Sì, tantissimo! Bravo! Questi sono Annarita e Davide di fronte alla loro gastronomia di fiducia. Ci sono arrivati da soli in carrozzina, sono autonomi. Lei ha più mobilità ed è fondamentale per lui, ma entrambi sarebbero certamente facilitati, per esempio, se marciapiedi ciclabili non avessero ostacoli e se i trasporti pubblici fossero più fruibili. Il trasporto degli autobus non è sempre il massimo perché o ci sono autisti che fanno un po' di problemi per la carrozzina elettrica, oppure ci sono le pedane, quelle che non sono manuali, che si bloccano. Davide e Annarita viaggiano spesso, sono andati anche all'estero, allo stadio di Liverpool, perché sono grandi appassionati di sport. Ogni settimana, almeno prima dell'emergenza Covid, si recavano insieme a vedere partite di calcio, pallavolo, basket. Erano bloccati mentalmente, pensavano che la disabilità impedisse di girare, vedere il mondo, divertirsi. Poi hanno capito che non era così. Sapendo appunto che molte volte trovi delle difficoltà, eviti, diciamo, di provarci. Però poi comunque ci siamo sbloccati perché abbiamo detto, cioè, non è possibile che uno deve essere bloccato da queste cose. Il motivo principale sono, diciamo, le passioni, come lo sport, oppure anche andare ai concerti. Cioè, siamo andati addirittura a Liverpool con l'aereo per vedere una partita di calcio. Che partita era? Era Everton, sì. Ne sanno però di mobilità e ci spiegano che la situazione a Parma è migliore di altre realtà, ma che si può fare molto di più. Diciamo che ci sono delle zone dove ci sono più barriere, quindi ovviamente diciamo di più le zone più vecchie. Però voi girate molto, anche tante sì. città, insomma. Sì. Beh, e Parma rispetto alle altre com'è? No, rispetto alle altre è la migliore, sì. Perché cioè, qui a Parma comunque ci sono molti scivoli, ci sono molti, anche i gradini che ci sono bassi. E poi appunto le piste ciclabili, che sono molto utili. Io uso di meno l'autobus e cammino più spesso a piedi, quindi
Vabbè, comunque è abbastanza accessibile, diciamo. I negozi, diciamo, 50-50. Quello che, diciamo, rovina è sempre un po' la gente, perché... Perché quando mettono, tipo, le macchine ad ostacolare. Oppure adesso ci sono... Adesso i monopattini. Perché da quando ci sono i monopattini... anche quelli... Sì, perché li lasciano male. Davide è un grande appassionato di pallone e super tifoso del Parma, non si perde una partita. Ne ha visitati di stadi e impianti e ci spiega anche com'è il Tardini. Ci sono sempre, qualche volta anche ti aspetta. E com'è andare allo stadio? Accessibile? Sì, sì, abbastanza accessibile. Davide ci fa anche un altro esempio, quello dei monopattini che, lasciati sui marciapiedi, diventano una barriera fisica insuperabile per tante persone come lui. Oh, magari mentre siamo sul marciapiede siamo costretti a tornare indietro e scendere e rifare la strada. Ultimamente c'è stato il problema dei monopattini e noi stiamo cercando di collaborare, di dare il nostro contributo per far capire alle persone che se voi mettete un monopattino sui marciapiedi, una persona in carrozzina o una persona non vedente ha dei problemi enormi a poter attraversare un marciapiede, ma questo vale anche per un uomo con il passeggino. E quindi la consapevolezza c'è sicuramente da parte della società, però ogni tanto bisogna dare un segnale per fare in modo che non ci si dimentichi delle persone disabili e dei loro bisogni. Ma quello dei monopattini è solo un esempio. Associazioni come l'ALMIC sono da sempre in prima fila per rappresentare le istanze dei cittadini con disabilità in tutti gli aspetti della vita sociale. Associazioni come ALMIC Parma nello specifico, sono di importanza fondamentale. Intanto perché offrono un servizio di CAF e patronato che si può trovare nella nostra sede e poi quando riceviamo delle segnalazioni abbiamo la possibilità di contattare le istituzioni, lavorare insieme e poi risolverlo anche il problema, la segnalazione che ci viene esposta. L'ALMIC offre servizi che vanno dal CAF alla mobilità, dalla casa al patronato, dall'inserimento lavorativo alla scuola fino alla cultura. Determinanti le risorse in arrivo dalle tessere dei propri utenti e da enti e istituzioni grazie ai progetti presentati. Chiediamo sempre una mano in più perché sono assolutamente fondamentali le tessere per noi, per continuare ad aiutare le persone disabili parmigiane, per avere sempre più idee per progetti nuovi e per cercare di rendere un po' meno difficile, un po' meno complicata la vita alle persone disabili. Un'associazione, l'ALMIC di Parma, che sta al fianco anche di Anna Rita e Davide, due ragazzi compagni di vita e di battaglia contro pregiudizi e barriere culturali. Nel loro futuro prossimo c'è un pensiero preciso. Prima di tutto spero di trovare una casa più grande. Infatti ora abbiamo fatto diversi tentativi, però con le agenzie è molto complicato. Perché le agenzie, cioè o ci sono alcuni che ci rinunciano in partenza, appena sanno che siamo in carrozzina. Poi ci sono dei proprietari che si rifiutano, perché hanno paura di quello che può succedere, oppure anche di mettere i maniglioni dicono di no. Questo è il messaggio che ci lasciano in dote. Non mollare mai, li credici sempre, e li provaci. Ci sta comunque avere un po' di paure, però comunque bisogna andare avanti, perché comunque appunto essendo noi in carrozzina, cioè comunque sappiamo anche noi quali sono i nostri limiti, però abbiamo anche delle capacità che dobbiamo comunque cercare di sfruttare sempre.